Se non avete difficoltà, chi sta più indietro potrebbe passare un po' più avanti. Come disse Gesù, vi ricordate? Vieni avanti, amato e amata dal Signore. Ci mettiamo in piedi e facciamo una piccola preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, chiediamo allo Spirito Santo che ci apra il cuore, la mente, a questa grazia che ci viene incontro con queste catechesi che Don Maurizio ci fa, sempre di più per gustare, assaggiare, fare esperienza, ecco, della celebrazione eucaristica, che è un dono grande che il Signore ci fa e che veramente ogni giorno che passa con questa esperienza che ci viene incontro, come le catechesi, come le sante messe, possiamo sempre di più davvero gioire per questo grande dono. Nostra Signora di Casandrino, prega per noi. Solo così, perché sennò mi dimentico così. Le catechesi che fa Don Maurizio, noi abbiamo... Fabrizio dove sta? Fabrizio. Ah, dietro. Le catechesi che fa Don Maurizio stanno sulla pagina di Facebook. Santuario, però adesso non mi ricordo. Santuario Madonna di Casandrino. No, non metti audio, solo audio. Va bene, in caso mai qualcuno, marito, moglie oppure amico, non è potuto venire, dice guarda, puoi ascoltarla su Facebook. Buonasera a tutti. Ancora come vi dissi la volta scorsa, mi sento proprio di ripetervelo, buona Pasqua. Buona Pasqua perché è la dimensione non solo che come tempo liturgico stiamo vivendo, ma è la dimensione che come cristiani noi viviamo. E da quando Cristo è risorto il tempo è sempre pasquale. Quindi noi viviamo veramente sempre illuminati da questa grazia. Poi abbiamo dei segni nei tempi particolari, come appunto in questa cinquantina pasquale, dove siamo illuminati dal cielo pasquale, la luce del Cristo risorto. Prima di iniziare vorrei fare un chiarimento. Se vi ricordate, nei due incontri precedenti io ho sottolineato con forza, quando abbiamo parlato che a fondamento del discorso del nostro essere ricci cristiani c'è un fatto, e questo fatto abbiamo detto che è appunto l'incarnazione Gesù Cristo per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E ricordate che quando ho sottolineato con forza che questa è la realtà e su questa noi poggiamo, ho detto anche che quindi alla base non c'è una dottrina, non c'è una teoria, non c'è il catechismo. Come ho detto anche, io posso conoscere pure la Bibbia a memoria, ma non per questo sono un cristiano. E chiaramente è questo che voglio fare. Non ho detto che la Bibbia non è importante. La Bibbia è importantissima per la nostra vita, come anche la catechesi, come anche la dottrina. Noi stiamo facendo catechesi in questo momento, come anche la catechesi e la dottrina. Però quello che voglio dire, cioè noi non siamo credenti perché facciamo la catechesi, noi siamo credenti perché crediamo che Gesù Cristo, quindi una persona, ecco il fatto, ecco la realtà. Gesù Cristo è sceso in mezzo a noi portandoci, donandoci il suo amore. Quindi non è questa una teoria o un pensiero bello, è una verità. Vedremo che lo diremo tra poco, chiameremo evento.
era opportuno, sentivo la necessità di dire questo, perché la volta scorsa ci fu anche una domanda, però poi dopo in sacrestia. Don Ernesto dice sempre se vogliamo fare delle domande, poi c'è sempre un certo timore oppure vergogna per fare delle domande. Io, guardate, penso, per certi aspetti sono più importanti le domande che vengono fatte che non la relazione che uno può fare. La relazione si serve per lanciare, poi però la domanda permette di approfondire casomai qualcosa che è stato detto oppure che appunto richiede poi un approfondimento maggiore. Questa sera quello che dirò personalmente lo reputo come l'incontro più importante di quelli che noi facciamo, che stiamo facendo e faremo, perché penso che questa sera toccheremo la realtà e la verità del darsi di Dio a ciascuno di noi e come Dio si dà a ciascuno di noi. Forse dirò pure qualcosa che qualcuno potrà restare un poco perplesso, però cercherò di aiutarvi e poi cerchiamo di aiutarci veramente nel comprendere questa realtà della comunicazione di Dio. Allora, se ricordate, siamo partiti, stiamo partendo e stiamo vedendo con questo lavoro pesante che porre le fondamenta. E ricordate che dicevamo che per porre le fondamenta bisogna scavare, quindi bisogna scendere, bisogna lavorare. E quindi stiamo lavorando per porre queste fondamenta. Perché voi sapete che una volta che le fondamenta sono belle forti, e se c'è una piccola scossa e terremoto, allora pure le fondamenta sono forti, la casa può traballare un poco, ballare, però resiste. È così la nostra fede. Quindi in questa realtà, se noi poniamo queste fondamenta forti, sì, ci sarà il momento di crisi, però poi riusciremo, andremo oltre il momento di crisi, anzi la stessa crisi ci rafforzerà. Quindi siamo partiti ponendo queste fondamenta, abbiamo visto che appunto alla base del nostro essere, dice cristiani, c'è Gesù Cristo, quindi la persona di Cristo Gesù. E nel modo particolare abbiamo visto un'azione particolare che ha compiuto Gesù Cristo, quando nel seno della Santissima Trinità si decide dell'incarnazione, come diciamo nel Credo, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Quindi in questo discendere noi vediamo che cosa? L'iniziativa che prende Dio appunto nello scendere verso di noi, verso l'umanità. Quindi alla base parte Lui, non partiamo noi. Non è una nostra azione che noi a un certo punto decidiamo e quindi muoviamo Dio, ma è Lui che decide e viene verso di noi. Ricordiamo quel numero così bello del numero 2 di De Verbum, quando inizia proprio così, piacque a Dio. Vi ricordate, ci siamo fermati su questo piacque, che gli è piaciuto rivelarsi e manifestarsi. Gli abbiamo detto che in questo rivelarsi di Dio, Dio si è rivelato perché? Perché ci vuole comunicare la salvezza. Comunicandoci la salvezza ci dice che cosa? Che Lui vuole renderci partecipi della sua vita divina. Quindi il progetto di Dio qual è? Che vuole che noi, tutti gli uomini, siamo resi partecipi della sua vita. Tutto ciò che Dio è lo vuole rendere partecipe a ciascuno di noi. Quindi ce lo comunica. Ora, questa sera vediamo, come dicevo prima, proprio questo fatto della comunicazione. Vedete, noi partiamo da un dato che a tutti quanti noi facciamo esperienza, cioè il dato di sperimentare. Noi siamo, come uomini, degli esseri sociali, cioè noi viviamo in relazione con gli altri, viviamo all'interno di una società, non viviamo da soli, noi non stiamo sopra una montagna e stiamo da soli là sopra, non viviamo neanche, come si può dire, sotto una campana di vetro. Noi viviamo entrando in relazione l'uno con l'altro, quindi siamo degli esseri sociali. Però facciamo attenzione, perché in questo essere sociali, entriamo in relazione con gli altri, non dobbiamo dimenticare che comunque noi siamo degli esseri con uno spirito incarnato. Se vi ricordate, una volta ci dicevano che l'uomo è formato di anima
e corpo. E in un certo qual modo, vedete, ci presentavano queste due realtà come separate, l'anima e il corpo. Per cui vado in chiesa, allora c'è la mia anima e faccio le preghiere, partecipo alla messa, faccio le opere di carità, però è la mia anima quella. Il mio corpo invece vado a lavoro e faccio le altre cose, come due cose separate. Una certa filosofia, anche questo ci presentava. E quindi vi rendete conto che quindi c'è una realtà divisa, saremmo degli uomini divisi. Invece no. Il nostro corpo, il nostro essere è formato di anima e corpo insieme. Quindi noi siamo un'unità di anima e corpo. Quindi siamo un essere spirituale, però incarnati. Quindi il nostro spirito è incarnato in questo corpo. Attenzione, perché questo è importantissimo. Cosa significa però il fatto che io sono un essere spirituale incarnato? E poi che cosa significa il fatto che siamo esseri in relazione? Significa che io, per comunicare con qualcuno, e comunicando io entro in relazione con qualcuno, lo posso fare solo attraverso delle mediazioni che mi permettono di entrare in comunicazione. Faccio un esempio. Io sto pensando una cosa. Se dico vicino a voi che cosa sto pensando, voi non lo sapete. Sapete perché non lo sapete? Perché voi, così come io, non avete la capacità di entrare nella mia anima. Siccome non avete questa capacità, come io non ho questa capacità nei vostri confronti, io per dirvi quello che sto pensando dentro, che cosa faccio? Uso delle parole. La parola che uso è una mediazione di quello che sto pensando io. Quindi la parola è la mediazione di quello che io ho dentro, perché quello che io ho dentro può arrivare a voi solo attraverso delle mediazioni, perché noi abbiamo il corpo. Gli angeli tra di loro non comunicano come comunichiamo tra di noi. Loro avranno un altro linguaggio, come anche Dio in se stesso, Padre, Figlio e Spirito Santo, ha un altro linguaggio. E quindi la Santissima Trinità comunica diversamente da come comunichiamo tra di noi. Se ricordate, vi feci quell'esempio del papà con il bambino piccolo. E il papà che usa il linguaggio del bambino piccolo per farsi capire. Perché altrimenti, se io non capisco, non entro in comunicazione con te. Voi immaginate, se io metto qui adesso e metto a parlare in giapponese, vi potrò dire, vi dico l'Ave Maria in giapponese. Voi mi direste, Mauri, forse stai dicendo qualcosa di bello, ma fatti capire. Quindi ho bisogno, vedete, di usare una mediazione, in questo caso il linguaggio, che però deve essere comprensibile a coloro che stanno ascoltando. Faccio un altro esempio. L'amore. L'amore sta dentro, lo sappiamo. Però se io voglio bene a una persona e devo far arrivare a quella persona il mio amore, secondo voi posso stare io qui e la persona sta lì? Perché se io sto qui e la persona sta lì e io dico di me, ma io amo quella persona, lo dico dentro di me, l'amore non arriverà mai a quella persona. Allora è necessario che io dica a quella persona, ti voglio bene. Allora ancora una volta la parola, vedete, diventa una mediazione per poter dire a quella persona quello che io ho dentro, e così entriamo in comunicazione. Ma non c'è solo la parola per entrare in comunicazione, noi abbiamo anche i gesti per entrare in comunicazione. Perché è vero che posso dire a quella persona ti voglio bene, però posso andare vicino a quella persona e la posso abbracciare, che rafforza il dire ti voglio bene. Allora che significa?
che noi entriamo in comunicazione con gli altri, perché siamo un essere spirituale incarnato, attraverso le parole, i gesti e i segni che ci servono per entrare in relazione l'uno con l'altro. E fateci caso, senza parole, gesti e segni, noi non entriamo in relazione con nessuno. Dalla cosa più semplice o più stupida, noi abbiamo bisogno di gesti, segni e parole per poter rapportarci l'uno con l'altro. Qualsiasi cosa, dalla più stupida, da quando stiamo a casa, a quelle più importanti che vedremo, è proprio la celebrazione eucaristica. Immaginatevi, io vado allo stadio. Ieri c'era il Napoli, no? Ha giocato il Napoli, ha segnato il Napoli il primo gol, è vero che dopo ha subito il pareggio, l'altro gol ha perso, cioè non ha perso, ha subito il pareggio. Segna il Napoli e io sono tifoso. Secondo voi, io sto allo stadio e sto così, segna il Napoli, secondo voi io resto così una volta che ha segnato il Napoli? Che cosa farò? Come il gol! Chi non lo sa che io sono tifoso lo capisce subito, sì o no? Capisce perché faccio questo gesto. Quindi vuol dire che quelle emozioni, quei sentimenti che noi profondamente portiamo dentro e consumiamo nella nostra intimità, diventano visibili attraverso queste mediazioni. E l'altro capisce. E si crea comunità. Ah, quello è del Napoli, pure sono del Napoli, facciamo amicizia. Così condividiamo la stessa squadra. Facciamo un passettino adesso un poco più sopra. Ora, siccome Dio è purissimo spirito, così come ci insegniamo nel catechismo, e noi siamo degli esseri umani incarnati, e noi entriamo in relazione, quindi in comunicazione l'uno con l'altro, ora quel documento di Dei Verbum ci aveva detto che Dio vuole ammetterci alla comunione con sé, per cui ci tratta come degli amici. Il Vangelo di oggi, che ascolteremo anche domenica, non vi chiamo più servi, ma mi chiamo amici. E dice il testo: perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. E quindi c'è questa comunicazione, questa comunione. Ora noi ci diciamo: se Lui è purissimo spirito e noi siamo degli esseri umani incarnati, come possiamo entrare in comunione con Dio? Perché il Signore ispira nel nostro cuore l'amore verso di Lui? No. Sapete come entriamo in comunicazione con Lui? Non semplicemente con la preghiera, non con lo spirito, col nostro corpo. Perché, se vi ricordate quel numero di Dei Verbum, dice: Dio si è rivelato, gli piacque di rivelarsi in Gesù Cristo. E Gesù Cristo cosa ha fatto quando è venuto sulla terra? È venuto come spirito o è venuto come uomo? È venuto come uomo, significa che è venuto come uomo, significa che ha assunto il nostro linguaggio umano ed è entrato in relazione con i suoi apostoli, con la gente, con noi. E questo è qualcosa di stupendo e meraviglioso, perché il Signore ha imparato, si è adattato a noi. Allora, l'esempio della volta scorsa del papà col bambino. Il papà vicino al bambino fa lo stupido per farsi capire dal bambino. E non gli importa se lui è un dottore, gli importa che il bambino possa capire. Immaginatevi se Dio venisse a noi nella sua maestà. Noi non capiremo niente, perché noi siamo incapaci di Dio. Noi non abbiamo la capacità nel senso di contenere, perché ci schiaccerebbe. Allora, che cosa ha fatto? Nella sua grandezza si è fatto come me e come voi.
Allora voi capite che davanti al Signore che si rivela con parole e gesti per farsi capire da noi, per farsi capire da me, io la scelta la faccio davanti a che cosa? Non davanti alla divinità, perché la divinità noi non la vediamo. La scelta noi la facciamo davanti all'umanità di Gesù Cristo. Perché io penso che chiunque, vedendo l'azione divina, crederebbe. Però attenzione, sarebbe un'imposizione quella. Perché noi lo sappiamo davanti a una grandezza e tu non puoi non riconoscerla. Tu la grandezza la vedi. Posso dire che questa è una cappella? No, non posso, questa non è una cappella, questa è una chiesa. Poi c'è pure la cappellina, ma questa è una chiesa, l'evidenza, cioè vedete, davanti all'evidenza io non posso chiudere gli occhi. Però ricordate che il Signore nei Vangeli non si è mai imposto con l'evidenza, anzi quando qualche volta è costretto a compiere miracoli e i demoni lo riconoscono, Gesù dice non lo dite a nessuno, tacete, perché il rischio qual è? Che venite appresso a me per il miracolo, non perché state seguendo quello che io vi sto comunicando per entrare appunto in relazione. Il Signore allora nel rivelarsi, nel manifestarsi, nell'ammetterci alla comunione con sé, si è servito e si serve di paroli, parole, gesti e segni. Quindi vuol dire che io oggi per entrare in relazione con Lui posso entrare in relazione con parole, gesti e segni, perché la mia natura è questa qui e non è la natura spirituale, perché siamo un essere spirituali ma incarnati. Quindi le cosiddette comunioni spirituali non esistono. Faccio la comunione spirituale. No, se io ti voglio bene, non è che ti voglio bene spirito, ti voglio bene col pensiero. Questo vale un poco per noi sacerdoti, no? Molte volte quando ci si vede ci si dà un abbraccio, non è stato di un poco. Sai molte volte come lo ce lo diamo nell'abbraccio, durante le messe, facciamo così generalmente. È un abbraccio questo. Allora vedete, è un gesto questo che può rivelare quello che io porto dentro nei confronti dell'altro. Che significa chi mi vede così? Che le due persone non si vogliono vedere, oppure stanno solo per far vedere, oppure hanno paura di potersi contaminare. Però io lo porto nel cuore. Ci sarà il gesto che dirà la verità che io ti porto nel cuore. Non a caso poi abbiamo un gesto massimo che appunto è la croce, che è la verità, la somma di tutto quello che lui ha fatto. Allora capite, quando Gesù si trova a parlare con Filippo e Filippo dice Signore mostraci il Padre e ci basta, Gesù dice Filippo da tanto tempo sono con voi, tu ancora non mi conosci, chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi che significa? Che quando Gesù benediceva è il Padre che benedice, Gesù perdonava è il Padre che perdonava, Gesù accoglieva è il Padre accoglieva. Ora facciamo attenzione, perché diceva Sant'Ambrogio che tutto ciò che era nell'umanità di Gesù Cristo è passato nei sacramenti. Allora, noi siamo salvati dai gesti umani che Gesù Cristo ha posto. Quei gesti umani che Gesù Cristo ha posto sono passati nei sacramenti. Quindi cosa sono i sacramenti? L'umanità di Cristo che viene a noi. Perché attraverso l'umanità il Padre ancora oggi ci comunica la salvezza e la comunica in quel modo che noi la possiamo capire e cogliere attraverso le mediazioni sensibili, di cui l'Eucaristia e gli altri sacramenti. Ora però facciamo attenzione, perché questo può scandalizzare
come ai tempi di Gesù questo scandalizzò, perché vi ricordate che quando Gesù stava lì, alcuni come dicevano: questo è veramente il profeta. Però altri cosa dicevano? Ma non è il figlio del carpentiere, sua madre e i suoi fratelli non stanno qui in mezzo a noi, chi si crede di essere? Eppure Gesù Cristo quello era. Quindi vuol dire che davanti a quell'umanità c'era chi l'ha accolta e chi l'ha rifiutata, come anche noi. Davanti a questa realtà, davanti ai gesti dell'umanità di Cristo, la realtà sensibile dei segni, della mediazione attraverso la quale il Signore si manifesta e si rivela e ci mette con sé, noi possiamo accoglierla o non accoglierla. Perché guardate, è facile che mi metti in camera mia e col pensiero mi elevo a Dio, sì, salgo sempre più in alto con l'estasi. Signore, sapete cosa ci dice? Scendi giù, perché se ti voglio quassù ti chiamo e mi vieni a contemplare. Il Signore oggi ci chiede di contemplarlo nei fratelli, negli altri. E sì, Gesù ci dice anche: mettiti pure in preghiera, pure 50 ore, 60 ore, un anno, una vita intera. Però la verità di questa preghiera è quando poi hai la capacità di aprire gli occhi a chi ti sta intorno. Quindi attraverso le parole e i gesti noi comunichiamo ed entriamo in relazione, il Signore comunica ed entra in relazione. Ora, se questo è chiaro, faccio un altro passaggio avanti, perché questa è la parte più importante. L'uomo primitivo, per entrare in relazione con la divinità, inventò il culto. In pratica, che cosa faceva l'uomo? Che cosa ha fatto l'uomo primitivo? Ha preso quello che lui teneva, pensiamo ad esempio al pastore. Nascevano le pecore, le prime pecore le offriva alla divinità, le offriva in sacrificio. Attraverso questo offrire le prime pecore in sacrificio, come se in un certo qual modo voleva tenersi buona la divinità, affinché poi la divinità al tempo opportuno potesse benedire con altre pecore, altri agnelli. Quindi il pastore si privava della primizia e lo offriva alla sua divinità. Il cristianesimo che cosa fa? Coglie questa domanda che c'è nel cuore dell'uomo, perché vedete, oggi certi studi dicono che non semplicemente c'è un ritorno al sacro, ma l'uomo avverte sempre di più che c'è dentro di lui questa chiamata ad andare oltre, perché l'uomo, quando riflette su se stesso, si rende conto che lui non può essere il tutto. L'uomo, quando riflette, si rende conto che c'è qualcosa o c'è qualcuno. Questo qualcosa, questo qualcuno si chiama il sacro, la divinità. E quindi l'uomo però tenta sempre di entrare in rapporto con questa divinità. L'uomo primitivo, col culto appunto, sacrificando gli animali o i frutti o altre cose, offre alla divinità per ringraziarsela. Che cosa fa invece la Chiesa, il cristianesimo, il Signore nel rivelarsi? Prende sì la domanda che c'è nel cuore dell'uomo, però la trasforma. L'uomo ha questo desiderio, però Dio che cosa fa? È Lui che scende verso l'uomo, come abbiamo detto negli incontri precedenti. Quindi non è l'uomo deve offrire qualcosa alla divinità, ma è il Signore che offre qualcosa all'uomo, offrendosi completamente se stesso. Offrendosi completamente se stesso attraverso, però, come dicevamo prima, appunto la mediazione di questa realtà. Quindi la mentalità qual è?
che l'iniziativa è di Dio, non è dell'uomo. Nel culto cristiano la relazione avviene perché Dio prende l'iniziativa di rivelarsi con noi. Quindi questa iniziativa, in questa rivelarsi con noi per creare comunione e creare comunità. La comunione è il dono di vita che Dio ci fa, mentre la comunità è il risultato di coloro che accolgono questo dono. Proviamo a pensare, se domenica prossima, venendo a messa, o anche partecipando ai giorni feriali, noi iniziamo a cogliere la messa non come il rito, ma come quei gesti o quei segni che il Signore pone in essere per servirci. Servirci. Il Signore, durante le celebrazioni, ci viene a servire. Se è vero che in quell'ultima sera di quel Giovedì Santo, secondo la tradizione, si mise il grembiule e passò a servire i piedi ai suoi discepoli. E vi ricordate quando arrivò da San Pietro? San Pietro disse: Signore, non mi laverai mai i piedi. Gesù come risponde? Se non ti lavo, non avrai parte con me. Non avrai parte con me. Quindi c'è questo servizio che il Signore ci rende per aver parte con Lui. Quindi voi capite molto bene che noi, quando la domenica veniamo qui in chiesa, non è che noi ci presentiamo qui perché santi. Noi ci presentiamo qui perché abbiamo la consapevolezza di essere fragili peccatori, ma abbiamo la certezza di essere salvati, di essere sanati, di essere riconciliati, ma non perché noi facciamo qualcosa, perché Lui, nei momenti in cui viene in mezzo a noi, ci serve. E il servizio del Signore si chiama salvezza. Avremmo mai qualcuno di noi potuto inventare una cosa del genere? Solo chi ama può fare questo. Allora, vedete, dobbiamo fare attenzione ai gesti che noi usiamo, ai gesti che, ed è lo scopo di questi incontri che vedremo, ai gesti che noi usiamo, facciamo durante proprio la celebrazione. Anche se il semplice segno di croce, o pensiamo al battesimo. Se io adesso vi chiedessi, no, che cosa fa il battesimo? Noi subito risponderemo: toglie il peccato originale. È vero? Sì o no? Ed è troppo poco, però, se fosse solo questo. Perché penso che ci sia una cosa ancora più bella che fa il battesimo, quella che ci fa figli di Dio. Però il battesimo toglie il peccato originale. Eppure fateci caso, vedete, il battesimo, noi che cosa, come facciamo il battesimo? Attraverso l'acqua, segno. E capiamo che l'acqua, che cosa fa l'acqua? Purifica, lava, rigenera. E poi è bello, e vedete, l'acqua non l'ha inventato la Chiesa, neanche Gesù Cristo ha inventato l'acqua per il battesimo. Gesù Cristo si serve di un segno che già c'è in natura. E poi si usa un'espressione particolare: viene elevato questo segno e diventa segno simbolico, cioè che dice qualcos'altro, che non esaurisce la sua funzione in se stesso, ma va al di là. Allora, quindi, noi che cosa facciamo? Andiamo a leggere l'importanza dell'acqua nella Bibbia e partiamo dalla Genesi per arrivare poi al Nuovo Testamento.
Allora capiamo, e se provate a fare, ci sono almeno 6 significati dell'acqua, e quei 6 significati stanno tutti nel battesimo, solo che però non li sappiamo. Però intanto facciamo il battesimo come se niente fosse, perdendo la ricchezza di quel gesto. Ci battiamo il petto al confesso. E perché ci battiamo il petto? Ci inginocchiamo. E perché ci inginocchiamo? Se questi gesti, questi segni, noi non li riscopriamo, sapete in cosa scadono? In un formalismo. Sapete cos'è il formalismo? Tra quello che penso e quello che faccio non c'è comunione. Don Ernesto, ti voglio bene, e glielo dico con tutto il cuore, e glielo posso dire pure 10 volte, ma se glielo dico con tutto il cuore, tutte le volte, è sempre la mia volta, come se lo stessi dicendo, però gli posso dire, sì Don Ernesto, ti voglio bene, capì? Il formalismo, con la bocca lo devo dire, ma col cuore penso tutta un'altra cosa, e quindi c'è una rottura in me stesso, e fateci caso, in quanti formalismi scadiamo, non dico nella vita, ma all'interno della celebrazione, quella che dovrebbe unirci. Allora ecco, questa riscoperta di questi segni, e quindi capire che cosa c'è dietro quel segno, cosa c'è dietro quel gesto, perché quel segno e quel gesto, attraverso quel segno e quel gesto, il Signore entra in comunione con me, in comunicazione con me, fino ad arrivare poi al momento culmine nella comunione. E vedete, fate attenzione qui, nella comunione il Signore si comunica a me. E quindi attenzione, non sono io che vado a fare la comunione, come diciamo, è Lui che viene a comunicarsi con me. Sì, se molte volte fosse questo non riusciamo a capirlo, perché il Signore forse non ce lo fa capire completamente, proprio non correre il rischio veramente di impazzire. Però quando abbiamo queste scintille, vedete, la capacità nostra di conservarcele queste scintille, di alimentarle però, appunto per non scadere, la nostra vita, capite allora che senso che ha? E questo senso come lo riscopriamo di celebrazione in celebrazione? Allora capite che la celebrazione non è mai la stessa. Anche se nello svolgimento rituale, sì, quella è liturgia, la parola liturgia eucaristica, liturgia di ingresso, liturgia di finale, nello svolgimento rituale quella è. Però voi capite che quello che Dio mi comunica e si comunica è proprio il fatto di quello che è Dio, e non è mai abbastanza. Non basta mai. E non c'è un momento in cui potremmo dire, ah, ok, punto, ho capito, adesso sto a posto. Sarebbe un momento in cui forse non abbiamo capito più niente poi della nostra vita. Chiediamoci, se tutte le volte che noi comunichiamo, e comunichiamo per entrare in comunione l'uno con l'altro, e non per decidere sciocchezze chiaramente, ma quando entriamo in una comunicazione profonda, quando si comunica qualcosa, vedete che in un certo qual modo si entra in crisi. Mamma mia, quello mi ha detto quella cosa, e mo adesso come faccio? Mi ha detto qualcosa suo di personale, mi ha messo in crisi, come posso aiutarlo? Mi ha detto anche una cosa bella, mi ha reso partecipi di quella gioia ora sta pure dentro di me, come la posso vivere per arricchirla, arricchirmi, arricchirlo ancora di più? Le nostre liturgie ci provocano così, ci sentiamo noi provocati in questo modo dai santi segni che viviamo durante le nostre celebrazioni? Perché se noi non usciamo dalla celebrazione con le provocazioni che il Signore ci pone,
forse non l'abbiamo incontrato. Così come vedete, ogni volta che noi incontriamo una persona, anche per combinazione, noi siamo sempre diversi, anche per combinazione. Perché quando io questa sera torno a casa e se faccio quello che una volta ci insegnavano a fare, l'esame di coscienza, e io ripercorrendo la mia giornata, ho incontrato, ho fatto quello, l'altra cosa, e mi pone in una situazione diversa. Io il fatto che stasera sto qui a parlare con voi sono già diverso rispetto a ieri. E quindi già nel venire mi sento provocato. E poi stasera che cosa devo dire? E come lo devo dire? E adesso che andrò via, che cosa ho detto e come l'ho detto? Vedete, se ho sentito il bisogno di dirvi il chiarimento è perché mi sono sentito provocato la volta scorsa. Quindi sentirmi provocato dalla celebrazione. Se poi penso che la celebrazione è la messa che mi metti a posto, aveva ragione Max allora quando diceva che la religione è l'oppio dei popoli. È l'oppio dei popoli. Cioè veniamo in chiesa così, ci anestetizziamo, se ci teniamo buoni così. No, anzi la religione, vedete che a un certo punto, lo vedremo poi, quando ci viene detto la messa è finita, andate in pace, ci viene detto che non dobbiamo più stare in chiesa. In un certo qual modo lì il sacerdote ci sta cacciando fuori e ci deve cacciare fuori dalla chiesa quando finisce la messa. Non possiamo restare qui in chiesa a fine messa, perché veniamo congedati per la missione. Ricordate, mi pare che la cena la volta scorsa, maestro è bello, restiamo qui, facciamo tre tende, eh sì. Si mette a fare ascia bagnata. È piacevole, certamente, è comodo. Fateci caso, molte volte non corriamo questo rischio dell'egoismo spirituale. Perciò vi dicevo prima, no, la realtà, io e lui nello spirito, no, nei segni, nella realtà concreta, attraverso la carne. E se non sento i pungoli che mi fanno male della provocazione, allora forse sto incontrando qualcun altro. Anche perché, vedete, se noi tendiamo a vivere il rapporto con il Signore, no, un po' andando al di fuori di noi, noi vanifichiamo la nostra religione. Perché lui che cosa ha fatto? Dal cielo, dove noi tendiamo di salire, scendendo sulla terra, si è incarnato. E invece noi tendiamo a disincarnarci. Lui si è incarnato e noi ci vogliamo disincarnare. Ma come siamo strani? O noi siamo strani o è lui che è strano? Allora, se i gesti e i segni servono per entrare in comunicazione, dobbiamo fare attenzione ai gesti e ai segni. Non tutti i gesti, non tutti i segni dicono la stessa cosa. Voi capite che prima Don Ernesto, nella sua bontà, mi ha offerto qualcosa. E fatto arrivare dal bar, ho preso un crodino. Ed è arrivato chiaramente in un bicchiere di plastica. Chiaramente stavamo così in piedi per venire qui a fare l'incontro. Però se io invito una persona a casa mia e la invito, quindi già so che l'ho invitata e la invito per vivere un momento di intimità, di amicizia, di fraternità, certamente non offro il bicchiere di plastica, cerco di avere un bicchiere buono. Io ricordo mia mamma, io ho uno zio sacerdote e quando il giovedì generalmente veniva a casa, mamma metteva sempre la tovaglia bianca, i tovaglioli bianchi, la grandi che si usavano una volta, perché veniva il fratello sacerdote. Se celebro, non posso celebrare con un bicchierino, capite? Se deve veicolare qualcosa la mediazione di quel segno. Se questo è lo spazio
dove il tremendo scende in mezzo a noi, perché non lo dimentichiamo, il tremendo scende in mezzo a noi. E allora dobbiamo fare attenzione nell'aria, lì quello che succede, chi si mette su quell'aria, chi c'è o chi non c'è. E se io devo presiedere, non è che posso mettere la giacchetta, oppure mettere un jeans o una cosa così, e presiedo così. Vedete che usiamo dei paramenti particolari, che dicono che cosa? La dignità di chi è abilitato. Perché sapete, bisogna essere abilitati a stare là sopra. Vi ricordate quando l'Arca dell'Alleanza ritornò a Gerusalemme? A un certo punto stava per cadere l'Arca dell'Alleanza, perché mi pare che il carro dove stavano i buoi, così, a un certo punto stava così. E i figli, adesso non ricordo il nome, due ragazzi, si andarono lì per toccare l'Arca. Morirono all'istante, perché non erano deputati a reggere l'Arca, ma solo i sommi sacerdoti. Allora io qui capisco, qui c'è l'assemblea, qui c'è il presbitero, con i ministri, i ministranti, che hanno uno specifico compito, e basta. Se da qui si proclama la parola che è segno di Cristo profeta, e capite, non può essere il fogliettino, e tengo il fogliettino qui, ma ho bisogno del lezionario, segno sacrale della parola di Dio, con la sua importanza, anche con la sua pesantezza. E il lambone deve essere pure dignitoso, come la sede presidenziale. E io, vedendo quella sede, che capisco? Non, ah, quanto è importante chi si siede là sopra, ah, come su fruscio padicchiani che si mettono in coppa a sedia bella. No, io non colgo lì che cosa? Cristo capo che presiede la sua comunità. Allora capisco perché la sede è dignitosa. Ditemi una cosa: se noi dobbiamo spiegare la bellezza dell'altare, perché dove diventa l'altare del convivio, dove il Signore si dona a noi, e tenga l'altare con una tovaglia sporca, dei fiori difinti o appassiti, ma come io posso trasmettere la bellezza del sedersi a mensa con il Signore, perché Lui si sta comunicando a me? Pensate, entriamo in una chiesa sporca. Che messaggio di comunicazione passa? Sporca. Il lettore che, o il sacerdote, il presbitero, che poi proclama il Vangelo, le letture, e il microfono non si sente. Oppure un lettore che non sa proclamare. E come arriva la parola di Dio ai fedeli? Che i fedeli stanno in chiesa per ascoltare il Signore che ci parla, non perché devo vedere chi deve andare a leggere. Diciamo, ma chi è poi un bravo cristiano, fatto così, facciamolo. Ma un bravo cristiano è fare un'altra cosa, non questo. Segni, i segni, vedete? E noi però, vabbè, che fa questo? Che fa questo? E non arriva più la comunicazione, perché questo è il problema. Diciamo, ma il Signore arriva sempre. Non è vero, non è vero, non è vero. Perché manca la comunicazione. Non si crea quel circuito, non si crea, e siamo responsabili di questo. Allora l'attenzione, l'attenzione. Beh, mi fermo qui perché, ripeto, questo è l'incontro per me più importante. Se c'è qualcosa dove posso chiarire, lo faccio volentieri. Se c'è qualcosa che volete, che qualche passaggio così. Perché, ripeto, se abbiamo capito questo, ci vorrà tutto adesso. Padre, mi scusi, per quanto riguarda la comunione spirituale, che lei dice non è valida in un certo qual modo,
per l'ammalato che non può recarsi in chiesa e ascolta la messa per televisione e quindi si fa questa comunione spirituale. È valida? È un'altra situazione l'ammalato che è impedito a partecipare con l'assemblea alla celebrazione domenicale. Certamente ascoltando la celebrazione in televisione non adempie il precetto, però ascolta la parola di Dio. E questa è una cosa positivissima. La cosa bella è che abbiamo un servizio nella Chiesa che si chiama i ministri straordinari della comunione, dove fanno proprio questo gesto così grande di carità. Partono dall'altare e si rendono partecipi, rendono la comunità a quel fratello ammalato. E quindi permette anche al fratello ammalato di poter entrare in comunione. Sì, la preghiera, sì, la comunione spirituale, quello che volevo dire, no? Diciamo, ma facciamo uno spirituale rispetto alla comunione sacramentale, qui, in quel caso lì. Capite? Però dice, vabbè, ma intanto però se vai lì ti sentiamo. E no, la verità dei segni, a costo anche di sacrificare qualche cosa. Vabbè, non facciamo più l'incontro, finiamo perché il microfono si sente. Ma non posso sacrificare quel segno se ho capito ciò che quel segno mi comunica e mi dice. Adesso faccio una domanda un po' scomoda. Proprio perché in un certo modo noi prestiamo la voce, la parola, alla parola di Dio, al di là che bisogna proclamare bene, non leggere bene, proclamare bene, è importante anche diversificare ogni tanto la voce? O perché quando si istituisce un gruppo di lettori deve essere quello vita natural durante? O è anche bene che in un certo modo, tu hai parlato di segni, no? Hai parlato di segni. È importante anche, non lo so, un segno diverso, non so se mi... Certamente diversificare le voci è una ricchezza. Io penso che il gruppo dei lettori, il primo compito è trovare altri lettori. Trovare altri, suscitare negli altri la bellezza di potersi rendere disponibili per proclamare la parola del Signore. Quindi un gruppo lettore che ha acquisito anche, perché anche, ci vuole anche una certa tecnica a un certo punto. Quindi un gruppo lettori che ha acquisito una certa tecnica si fa promotore all'interno di una comunità affinché tutti possano gustare e possano veramente presentarsi al Signore per essere la sua voce. Allora poi chiaramente c'è una turnazione. Però pensate, poi lo diremo con calma quando parleremo proprio dei lettori, a Dio piacendo, che il compito del lettore non è semplicemente di proclamare qui. Il compito del lettore è anche colui che è chiamato all'interno della comunità, e quindi non solo nell'atto celebrativo,
a farsi promotore della parola di Dio. Pensiamo che sembra un centro di ascolto, sembra adesso c'è il mese di maggio, no? Cioè, generalmente si fa la peregrinazione della Madonna per le varie zone. Ad esempio io penso, perché non pensare a forme diverse di peregrinazione Maria? Perché generalmente, non so, qui da voi, però generalmente si va nel posto, si dice la messa. Rosario dopo tre giorni la messa. Perché sembra non pensare, ecco, una sera c'è il rosario, un altro giorno c'è una liturgia della parola e poi c'è la messa. Il gruppo lettori prepara, predispone la liturgia della parola. Un gruppo lettori nel mese di maggio in quella zona avvicina le famiglie sensibilizzandole alla parola di Dio. Noi il rischio che corriamo, sapete qual è? Riduciamo tutto a livello cultuale del culto liturgico. Finita messa abbiamo finito. Allora, in un certo modo c'è pure la gara, no? E vado a leggere, come dicevo prima, così un po' di vanità la teniamo tutti quanti. E quindi, no, non è questo. Perché poi il lettore non è semplicemente chiamato a proclamare, ma è chiamato a vivere quella parola, lo sappiamo. Il testo mi pare di Ezechiele dice, Signore, no, o Geremia, sbaglio, non voglio confondere tra i due, dice così: Signore, quando le tue parole mi vengono incontro le divorai con avidità, la tua parola fu la gioia e la letizia. Però poi aggiunge: mentre al palato era come il miele, avvertivo nelle mie viscere tutta l'amarezza della tua parola. Allora, Padre, io penso alla grandezza e all'onnipotenza di Dio, il quale molte volte, ahimè, non si rivela tale. Non si rivela tale. A questo punto, se l'essere umano è rivestito dallo Spirito Santo ed è tempio dello Spirito Santo, potrebbe anche, insomma, non uccidere più, né con la lingua né con le armi. Evidentemente non c'è questo rapporto con Dio, questa contemplazione con Dio. Io ho cercato di dire prima che il fatto che Dio si sia rivelato e si sia fatto conoscere non significa che automaticamente io l'ho accettato come Signore della mia vita. Voi ricordate che quando Gesù risuscita Lazzaro, stranamente lì decidono di uccidere Gesù. Mentre lui richiama la vita, altri decidono dobbiamo farlo morire. E come dicevamo prima, no? È davanti a quell'umanità c'è chi l'accoglie e c'è chi non l'accoglie. Sulla croce c'è un ladrone che chiamiamo buon ladrone e c'è l'altro che non lo chiamiamo buon ladrone. Dio non si impone alla scelta dell'uomo, perché come cercavo di dire prima, se una cosa mi è imposta io non posso scegliere. Se Don Ernesto mi dice tu devi venire e io non posso scegliere, cioè non esercito più la mia libertà, ma devo venire. Se invece mi chiede vuoi venire, allora qui entra in gioco la mia libertà, dico sì vengo, sì non vengo. Il sì vengo, poi vedete, mi mette in comunicazione e apre la relazione. Sì non vengo, mi chiude la relazione e non c'è comunicazione. Così anche col Signore. Sì, il fatto che effettivamente poi manca quella realtà è quella che diceva Gesù nel Vangelo di domenica scorsa e anche di domenica fa, se ricordate, no? Domenica scorsa parlava la vigna e i tralci. Restate uniti a me. Il buon pastore, ricordate, conoscono la mia voce e mi seguono. E che cosa indica quel conoscere e quel rimanere, se non effettivamente lo stare con Lui? E forse, io questo dicevo domenica, sostenendo l'omilia, quando Gesù dice restate uniti a me, no? Noi quando ci troviamo con qualcuno, a un certo punto poi si fa tardi, no? Dice vabbè me ne devo andare. Noi siamo un'espressione. Resta un altro po', altri 5 minuti.
avevo mai detto: Signore, altri 5 minuti con te. E capite allora come faccio poi a riconoscere la sua voce se non vivo questo momento poi con lui? Come faccio a stare con lui se materialmente io non mi sto qui? Sto qui io e lui. Amati degli umiliati. Come si può comandare l'amore? Ah. Franco. Chiaro, è sempre un po' di emozione. Padre, io sono, diciamo, stupefatto dalle lezioni che lei ha tenuto. E quindi mi viene spontaneo poi chiedere questa piccola chiarificazione che mi assilla un po'. Lei ha parlato di segni, di gesti, di voce, di parole, perché Cristo si è messo in comunione con noi così. Poi come io non riesco a spiegare poi perché improvvisamente fa dei miracoli. Quello non è l'umanità del Signore, è la divinità del Signore che fa questi miracoli. E questo miracolo devo associarlo alla comunicazione che lui vuole fare con me o è un'altra cosa? Abbiamo una chiarificazione nel Vangelo di Marco. Si ricorda la scena del paralitico. Quando gli portano questo paralitico davanti, i 4 barellieri che lo portano davanti, e Gesù dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Comunicazione, sto comunicando. Dicono gli altri, costui bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? E Gesù risponde: affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati, ti ordino, alzati e cammina. È l'unica volta che Gesù spiega perché compie il miracolo. Quasi come se dicesse: siccome siete così duri di cuore e non entrate in comunicazione, perché il gesto è vero che dice ti sono rimessi i peccati, è una cosa che io non vedo. Che cosa avrebbero poi dovuto vedere? La vita nuova di quest'uomo. Allora dice: siccome siete così duri di cuore che questo non lo cogliete, allora ti ordino affinché sappiate però. Quindi diciamo che in un certo qual modo diventa un di più di quella comunicazione. Ora però facciamo attenzione, ritorniamo al discorso di prima. La nostra fede non si basa sui miracoli, proprio perché se noi vediamo appunto nei Vangeli i miracoli che Gesù ha fatto, ha compiuto, sono proprio pochi. Tanto è vero che addirittura Giovanni non parlerà di miracoli, parlerà di segni. E i miracoli sono dei segni. E qui torniamo al discorso di prima. Il segno è sempre un rimando a. Io da Versa per venire qui ho preso l'asse mediano, poi ho trovato il cartello Casandrino Sant'Antimo. Il cartello non è Casandrino, però mi rimanda a Casandrino. Dice: per andare a Casandrino devo andare qui. Quindi è un segnale. Quindi mi dice: non ti fermare qua, perché il rischio qual è? Che ti fermi qui, Casandrino, il cartello, sono arrivato. No, è un segnale che mi rimanda per andare a. Quindi quei segni, miracoli, non dobbiamo leggere i fini a se stessi, ma sono sempre un riferimento, un rimando a quella comunicazione piena che il Signore stabilisce con noi. Perché non è vero, la comunicazione di Gesù con il paralitico l'ha realizzata lì, ti sono rimessi i peccati, lì ha realizzato una comunicazione piena e massima. Certo, ai nostri occhi riempie di più il fatto che si è messo in piedi, ma ai nostri occhi. Però noi non lo sappiamo, sappiamo anche questo. Quanti miracoli vediamo molte volte ci riempiono gli occhi, però poi non ci cambiano la vita. Ripeto, proprio come davanti al fatto, quando Gesù gli dona la vita a Lazzaro, comunque poi decidono di ucciderlo, di farlo morire. E anche sempre nel Vangelo di Marco, se non erro, mi pare al capitolo 3, quando nella sinagoga c'è l'uomo dalla mano paralizzata, Gesù dice: mettiti nel centro, stendi la mano.
e poi accusano di sabato non bisognasse farsi guarire, decisero poi di ucciderlo. Però pure lì Gesù che cosa voleva dire? Appunto che il Signore è venuto a liberare l'uomo. E in certi momenti usa anche questa realtà particolare, che è appunto miracolo, che però noi leggiamo come un segno, che dice un riferimento a qualcos'altro, quindi non arriva lì e non si esaurisce lì. Bene, se non ci sono altre domande, ci possiamo anche fermare. L'ultima. Volevo solo riprendere la prima domanda, quella della comunione spirituale, che a qualcuno serve, secondo me, a quello che è separato ed è si è rifatto una vita. Io credo che in quel caso serve, perché lui non può prendere la comunione sacramentale, ma quella spirituale gli vale. È così? Io faccio una domanda a voi: che cosa si intende con l'espressione mi vale? Mi vale che cosa? Ma non è la stessa cosa della comunione sacramentale, però. La stessa cosa, è come se io dico così, ho fatto una preghiera. Sì, no, però voglio dire, quando io uso l'espressione mi vale, devo fare attenzione. Cioè non è che dico faccio la comunione spirituale, quindi mi vale come comunione. No, non è la comunione che sto facendo. Mi sto associando a Gesù Cristo con l'offerta della mia vita, così come lui nel segno dell'Eucaristia si è offerta come di cui adesso io mi privo, nell'attesa di una comunione piena. Però voglio dire, non è tale quale la comunione sacramentale. Ok, sì. Va bene. Noi ci rivediamo. Allora, con Don Maurizio ci vediamo il 29 maggio, non più il 15, perché così è il 29 maggio. Poi il 29 vi sarà comunicata poi l'altra, così. Lo ringraziamo come sempre di questa bella catechesi. E davvero, adesso lui giustamente ha parlato della mediazione, ecco, mi permetto in questa chiosa, è importante la meditazione anche attraverso il nostro corpo, questo è importante. Quando ci si vuole bene si deve vedere in tutto e per tutto, perché diceva, lo dico spesso dall'altare, Sant'Agostino diceva flatus vocis, cioè se uno dice ti voglio bene però muove solo le corde vocali, è una comunicazione che si ferma qui, se poi non riesce a passare nella concretezza della vita con dei gesti, delle parole, eccetera, eccetera. E allora, detta proprio maccheronicamente, pulimici più bene, che e si deve vedere. Un po', io sono un po' così, lo so, loro ormai stanno quasi per non sopportarmi più, però... Più è il segno che si vuole bene. Bellino. Però io vedo che così, perché per me la Chiesa dovrebbe essere piena. E allora, sì. E allora così, io spero che questa così. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi la Madonna di Pompei, facciamo un Magnificat alla Madonna di Pompei. L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ricordo che nel mese di maggio, dato che abbiamo anticipato la messa alle 18, con Don Maurizio almeno solo il mese di maggio, non ci vedremo alle 20, ma per la catechesi, ma alle 19, solo per questo mese di maggio. Perché abbiamo visto che molti hanno aspettato dopo la messa, però poi non ce la facevano più, giustamente se ne sono andati. Scusatemi, una provocazione. Avete visto che la Salve Regina ha avuto un po' di magnifica difficoltà perché mi sono girato, pensavo alla Madonna, poi siccome sono di Pompei, qua. E quante Madonne ci sono? Però avete visto, andandoci là sopra, sta qui e sta lì. Provate a spiegare ai bambini che c'è una sola Madonna, se poi vedete tre immagini della Madonna. La provocazione che lascio a voi questa. Ah, tre, un'altra sta pure lì. Allora, ve la lascio come una provocazione, anche perché lì, quella è un'immagine della Madonna di Pompei, quella che sta lì. Va bene, è una provocazione che vi lascio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Buona serata. E auguri alle mamme per domenica.